Buonasera a tutti, benvenuti a In The Generation. Stasera abbiamo un altro nuovo artista che ci ha mandato PMS e si chiama Marco Venturi. Buonasera. Allora, Marco Venturi fa un pop melodico. Esatto. E ringrazio Raffaele per avercelo mandato. E parlaci un po' di te, quando hai iniziato l'esperienza della tua musicale, se sei partito già come solista oppure magari hai cantato con qualcuno, come... Presentati, parla. Allora, io diciamo che ho iniziato la mia carriera musicale già da piccolino, diciamo, già a partire dalla prima media, dove ho cominciato un po' a fare i primi passi con il canto in un coro corale, vabbè, delle medie. Comunque, ho avuto un'esperienza molto, molto bella a Sanremo. Esperienza bella per quale motivo? Esperienza molto bella perché comunque sono stato a contatto anche con cantanti giovani, comunque perché era la sezione appunto dei giovani di Sanremo. Sono stato a contatto comunque con molti cantanti e questo sicuramente mi ha fatto maturare, Ti ha diciamo. fatto maturare perché hai avuto anche degli insegnamenti nonostante fossi con dei cantanti giovani, oppure il fatto di essere in gruppo, cioè aiutarsi l'uno con l'altro? Sicuramente il fatto di stare comunque all'interno di un coro sicuramente mi ha aiutato in questo senso qui, appunto. Senti Marco, allora tu fai un pop melodico, Sì. tu canti in inglese oppure in italiano? Io canto sia in inglese che in italiano, diciamo che preferisco più in inglese per un gusto personale. Ecco, in inglese, tu sei, cioè, scrivi le tue canzoni Sì. e le musiche Sì. anche, no? Sì. Le pensi già in inglese quando le studi? Allora, diciamo che fino ad adesso ho scritto in collaborazione con un altro ragazzo una canzone in inglese, diciamo, ho comunque appena iniziato a scrivere, e il resto invece sono tutti quanti in italiano, quindi diciamo una canzone in inglese e il resto invece fino adesso in italiano. Speriamo di scrivere qualcos'altro anche in lingua inglese. Certo, senti un'altra cosa, Sì. ti ritieni fortunato di essere così giovane e già far parte di una casa discografica come PMS, anche perché sai meglio di me che l'imbuto è sempre più stretto, sono tanti gli artisti che però Certo. non hanno la fortuna di avere una casa discografica dietro che magari ci crede. Certo, mi ritengo molto molto fortunato, soprattutto perché canto al fine non da tantissimo, da 3 anni. E scrivo da un anno canzoni, quindi mi ritengo molto fortunato. Senti, allora io romperei il ghiaccio facendo sentire intanto una tua prima Sì. canzone. E cosa facciamo sentire, sai? Facciamo sentire, sai. No, decidi tu, Va eh? benissimo, va Oppure benissimo. vuoi far vedere l'altra, cioè scegli tu. No, no, va benissimo, partiamo con sai. Avresti saputo, ma sai, non l'avresti voluto, ma ci sei. Sei già qui. Sai, mille storie passate fra di noi. Tutte quelle risate che non vuoi, no, non puoi riprovare più. Se non fosse così, così dura da dire, basterebbe parlare o guardarsi bene. So che lì c'era, ma non sarà così. Sei già solo in disparte. Tutto ciò che rimane è una parte importante di te.
perso nell'ombra, ma ci sei. Sei già qui. Sai, una vita stupenda era con te. I momenti più duri dove tu eri qui. Non ci sarai più. Basterebbe parlare o guardarsi per ore, o se fosse così, maledetta la sera, quando guardi il cuscino e tutto ciò che lì c'era. Ma non sarà così, sei già solo in disparte, tutto ciò che rimane è una parte importante di te. Solo in disparte, tutto ciò che rimane è una parte importante di te. Siamo tornati in diretta su CU. Quello che abbiamo sentito è Marco Venturi, la canzone era Sai. Intanto ti faccio i miei complimenti. Grazie. Ti faccio i miei complimenti perché è veramente molto bella come canzone. Grazie. L'ho fatta sentire qua a mia figlia, cioè che è naturalmente un'ascoltatrice molto più giovane di me, per sentire il suo pensiero. Cosa pensi di questa canzone, Giulia? A me personalmente piace. Cioè personalmente piace perché c'è qua no, una che ti riempie di botte o... No, mi piace. No, infatti gli ho voluto chiedere proprio questa a mia figlia, proprio per vedere se piace a me che ho un'età avanzata o se effettivamente la canzone era bella, che piaceva anche a un pubblico più giovanile. E la risposta è stata molto, molto positiva. Sei in studio con tua mamma. Sì. Quanto è stata importante tua mamma per intraprendere la tua carriera artistica? Sai, tante volte i genitori ti spronano oppure ti ostacolano. Quanto è stata importante tua mamma? Allora, da 1 a 10 forse 100. Lei canta? Canta, non come lui, però canta, sempre cantato. Non ho mai studiato. Come mamma, cosa pensa di suo figlio? Cioè, ovvero... è critica sulle sue scelte musicali oppure accetta tutte le sue scelte ed è sempre più bravo, dice sei bravissimo? No, più bravo no, assolutamente, cioè delle cose che mi piacciono di più e le cose di meno, cioè magari secondo me è più portato per certi artisti o certe canzoni. E me lo dice, me lo dice. Quindi anche critica, insomma. Senti, la canzone Sai, naturalmente essendo in italiana l'hanno... capita, tutti l'hanno capita, certo. Però per chi magari non l'ha capita o è arrivato tardi a sentire la nostra trasmissione, ce la vorresti spiegare un po'? Cioè, allora, a chi ti riferisci in Sai? Questo, tendo a sottolineare, è appunto una collaborazione con il mio amico, quindi è scritta praticamente a quattro mani e diciamo che come il più, la maggior parte degli artisti è una canzone d'amore, un amore perduto. Quindi è una nostalgia, la nostalgia di un amore, esatto, che uno ha perso. Esatto. Si riferiva all'amico tuo, l'altre due mani naturalmente. I due innamorati. No, no, veramente complimenti. Io ho visto nel repertorio che hai portato, anche un artista bravo estero. Perché hai portato Michael Bublé? È un artista che, diciamo, mi ci ritrovo molto, sia da un punto di vista canoro che di gusto. Proprio tuo gusto personale. Gusto personale.
E, mi piace la sua tecnica vocale, insomma, è un grande cantante. Ah, beh, una gran bella voce. Esatto. E tu stai. C'hai una maestra di canto che ti segue? Oppure. Sì, se posso anche ringraziarla in diretta. Ma certo, no, devi, perché sennò quando torni, secondo me. Nicoletta Fabbri, che è abbastanza conosciuta anche nel suo ambiente. Quanto volte ci vai la settimana? Allora, diciamo che io faccio generalmente quattro lezioni al mese. E, sono due lezioni di canto e due lezioni di pianoforte, perché faccio anche pianoforte. Sì, per chi non lo sapesse, suona pianoforte e chitarra, no? Hai iniziato esatto, da poco chitarra. La chitarra, mi sembra. Chitarra, sì, diciamo sono autodidatta, la strimpello un po', via. Mentre per il pianoforte? Pianoforte avevo iniziato già alle medie, a suonare a una mano, semplici canzoncine... In alla gioia e varie cose. E diciamo poi per gusto personale ho provato anche a metterci la mano sinistra e diciamo che mi riusciva abbastanza bene. No, veramente, senti, adesso io... noi qui a CU non è una radio, praticamente siamo in famiglia. È bello vedere un artista molto timido come te, capito? Però stai tranquillo, siamo sì, fra sì, noi, certo. Anche perché se ci fosse qualcosa che non mi piace te lo dico, certo. Cioè, non è che tutti gli artisti che vengano qua e dico oh, sei fantastico, cioè, qualcuno l'ho trattato male veramente, cioè, oppure ho detto preferisco più questo genere che hai fatto rispetto a quest'altro, cioè, io ho trovato artisti della PMS che già conoscevo e che sono tornati, che hanno fatto degli album completamente diversi da come li conoscevo, quindi si sono messi anche in gioco, sai, tante volte rimanere sempre sullo stesso genere puoi stancare, anche se c'hai un pubblico che magari ti segue su quel genere e gli piace quel genere lì, quindi vuol dire mettersi anche in gioco, certo. Trovare nuove persone che piace il tuo nuovo genere, però magari rischiare anche di perderne altre, cioè, però ho apprezzato, non faccio i nomi, il fatto di tanti artisti che sono venuti qua, l'ho trovato in molti più maturi, che hanno fatto delle opere, non dico migliori, perché ogni disco, ognuno ci mette la sua passione, il suo sentimento, il suo stato d'animo, però l'ho trovato molto più maturi, molto più... migliori, più accurati musicalmente e tutto il resto, e mettersi in gioco secondo me è anche una voglia di arrivare, di emergere, di dare proprio un segnale, di dire io non sto sugli allori e quindi cerco sempre di cambiare per non annoiare chi mi segue. Anche tu hai intenzione di fare a questa maniera? Diciamo che ho intenzione di avvicinarmi più al jazz e allo swing per allargare un po' gli orizzonti. Senti, io volevo far sentire quel pezzo su YouTube tuo. Sì. Cosa mi dici di questo pezzo qua? Allora, diciamo che è un pezzo che ho sentito rifatto da un cantante che purtroppo è poco conosciuto, ma a me piace un casino. Chi è? Si chiama Max Petronilli, che è andato a The Winner Is, è arrivato in finale e ha perso clamorosamente, non so come mai, e mi piace da morire e ho provato a rifare la versione, poi con Raffaele l'abbiamo rivisitata e fatta in versione jazz e adesso YouTube. Perfetto, guarda, adesso intanto lo sentiamo e poi diamo un giudizio. Come volare
di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Abbiamo sentito Una lunga storia d'amore, c'è cioè cantata da Marco Venturi. Allora, senti Marco, due cose. La prima, ho sempre detto ed è notorio che a me non piace le canzoni che uno canta degli altri. No, ma aspetta, c'è un fine anche. Anche perché ritengo che una canzone scritta da te abbia il tuo stato d'animo, abbia dentro la tua anima, cioè che io, se canto la tua canzone, non avrò mai il tuo stato d'animo di perché hai scritto quella canzone. E generalmente è notorio, e non mi stanco mai di dire in radio, non sono particolarmente fans degli artisti che cantano le canzoni dagli altri. Però sentendo questa canzone non mi sembrava una canzone cantata di un altro artista, per il semplice motivo che te lo stavo dicendo, detto poi lo dico in diretta, mi sembrava una canzone totalmente nuova, perché gli hai dato un tuo stile, quindi in questa canzone che tu hai cantato gli hai dato una tua anima che è completamente diversa dalla versione di Gino Paoli che aveva cantato allora. Quindi ti dico, non mi piace le canzoni cantate degli altri, però questa canzone, e quindi è il complimento, non mi sembrava una canzone cantata da un altro, ma una canzone completamente nuova cantata da te con una tua anima. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Ho inteso. Diciamo che l'ho dedicata più e più volte alla mia fidanzata, e quindi l'ho... È un romantico, ha fatto un romanticone, anche perché veramente, cioè, mi fa... non dica effetto, c'è una parola, un ragazzo giovane come te fare il melodico, cioè è difficile trovarlo, cioè sì. Una faccia da culo come me sarebbe più un rocchettaro, cioè non mi vedo mai io un melodico, cioè che c'è? Vabbè, perché prima stavamo parlando proprio di una canzone, non dico di chi, con il mandolino, stavo dicendo fuori onda che il mandolino glielo avrei rotto in testa, dice, tutto il resto. Però ti dico, ti ho fatto un complimento bello. Grazie. Ovvero, cioè, ho fatto un complimento bello. Ho detto, non mi piacciono le canzoni che uno canta degli altri, però non mi sembrava una canzone di un altro, cioè gli hai dato proprio una tua passione, un tuo sentimento, cioè bello veramente. Però continua a dire che non mi piace, cioè mi devo dare il tono. No, sei stato bravo, veramente. Grazie. Cioè, hai fatto una canzone non tua, tua. Cioè, gli hai dato molto... ti piace molto questa canzone? Sì. Ma perché la canta la tua ragazza o perché... No, perché beh, il testo... Beh, sai, stiamo parlando comunque di Gino Paoli, uno che ha fatto dei gran bei testi sempre, capito? Cioè... Sì, un gran cantante che poi può piacere o non piacere. Ad esempio, io quando ero ragazzino non mi piaceva per niente Gino Paoli, avrei preferito essere bastonato con dei cactus prima di sentire delle canzoni di... Però poi, andando avanti, l'ho riscoperto e mi piace molto, mi piace, cioè trovo che abbia fatto una vita molto sofferta, perché le sue canzoni sono sempre molto sofferte comunque. No? Sì, diciamo che anch'io da piccolo non è che avessi questa gran passione per Gino Paoli, però vabbè, dopo dai, crescendo un po', anche leggendo e capendo i testi, dopo diciamo che ho cominciato un po' a piacermi. No, veramente. Soprattutto questa canzone, perché Senti, è un capolavoro. Siccome hai girato la mia domanda, sì. Perché melodico così giovane? Perché... sei mai cimentato in canzoni più incazzate? Sì, ma non mi piacciono. Perché? Perché non fa parte del tuo modo di essere, molto probabilmente. No.
Ma è un tenerone in casa? Sì, sono romanticone. Sì? Sono romanticone. Beh, è una bella cosa. Ho scritto anche una canzone alla mia amorosa, quindi... non so se è un pregio o se un domani te ne pentirai, no, di dire. Niente, tu studi, no? Tu, sì. Cioè, quindi praticamente studi, fai l'università, cioè, cosa sì, fai? Oltre a cantare faccio infermieristica, che dovrei laurearmi tra poco più di 2 mesi, e inizio aprile. Fai anche... Cioè, c'hai il tempo per fare anche nel tuo tempo libero le tue canzoni, musica e tutto il resto. In qualche modo glielo trovo, tra studio di pianoforte, studio canto, quindi l'amorosa. Ma la musica non ti dà da vivere attualmente? No, no. Sono però... i genitori che ti danno la possibilità di poter portare avanti, sì, la musica. Sì, sì, sì. Più la mamma, no? Mi dicevi che tuo papà, sì, non è babbo tanto... non è molto d'accordo, perché dopo lui la musica non è, diciamo, non è la sua passione, quindi non è molto d'accordo. Però magari che tu sei qua e tutto approva in maniera non dire, non è un romantico magari come te che ti dirà, cioè, mi piace, ma magari, cioè, non sarebbe una novità che magari è a casa sul computer che ti guarda ma non te lo dirà mai, cioè, è una bella cosa quella, capito? Mi piacerebbe, ma non penso. Ma non si sa mai, cioè, non si sa mai. Senti, cioè, siccome il tempo passa, no? Avevamo paura, sì. È già passata mezz'ora, più di mezz'ora dal sì. nostro inizio della trasmissione. Io farei sentire, le canzoni abbiamo fatto sentire le tue, parliamo, sono inedite, no? Quindi esatto. Devono ancora uscire. Ancora devono uscire, un'anteprima proprio. Quando usciranno? In teoria abbiamo registrato già il video... Senza in teoria, abbiamo già registrato il video di Sai, quindi a breve dovrebbe uscire proprio la videoclip, il videoclip su YouTube, quindi disponibile direttamente sul tubo. Senti, se tu dovessi parlare di questi tuoi due inediti, sì. Hai dato il meglio di te stesso, oppure risentendo dici ma magari lì avrei potuto fare diversamente? Ascoltandoli c'è sempre qualcosa che avrei voluto cambiare, sempre, sempre. Senti, qui c'è la base, ci canti oppure c'è tutto, no? Sui tuoi non c'è la base, ma c'è tutto. Esatto, perfetto. È già registrata in studio. Senti, questa canzone si intitola Holding You, sì. Che vuol dire? Che vuol dire? Stringimi. Stringimi, tanto per fare... diciamolo, no? Diciamolo, la canzone che stiamo sentendo adesso, che è di Marco, si intitola Holding You, però in italiano vuol dire stringimi. Questa canzone è scritta sempre a 4 mani, te sì, e tuo amico? Sì, sì, sì. Ma questa volta sono più le tue 2 mani o più sempre le sue? Più le sue, io più la musica, via. Tu hai curato più la musica? Sì, sì, sì. Questa è sempre... mortacci. Questa è sempre su una storia d'amore, su una ragazza, perché la canzone che abbiamo sentito prima praticamente, se non sbaglio, abbiamo parlato di una storia finita. Sì. Della nostalgia, sì, sì, sì. O i sensi di colpa o di rimorso, sì. D'aver perso questa, sì. Qua invece, questa diciamo che di un amore trovato, se stringimi, diciamo che è divisa in due parti. Una prima parte dove praticamente la diciamo la situazione è nera, tra virgolette, la mia situazione è critica. È critica. E nella seconda parte della canzone dove invece sono, diciamo, mi sento forte, mi sento sicuro. Quindi di me. Critica nel senso una storia che sta per finire, invece poi non finisce e rimane? No, nel senso che diciamo c'è una prima parte dove provo sofferenza e una seconda parte dove invece trovo la forza di andare avanti. Mettiamolo su questo piano. Perfetto, guarda, noi la facciamo sentire. This is your face. If you look your heart, see a suffering place. Where are your dreams? Dreams now of smoke. Cause in your past there was a terrible cold. And now what I feel around. And now what I feel around. I feel that you are close to me. You come with your love and then set me free. Hold me until the end.
crosses my face. I laugh again, looking at the past and just can't understand. Take back my dreams. Dreams now are strong. Now my past don't let me down anymore. Now I wanna feel the ground. Now I wanna feel the ground. I feel that you are closer to me. You call me with your love and God set me free. Until the end, oh, the end, oh, oh, oh. Siamo tornati in diretta su CU, abbiamo sentito Marco Venturi con la sua canzone inedita Holding You, che vuol dire stringimi. Allora Marco, le canzoni che hai fatto sentire inedite, che quindi usciranno, sì, una era in inglese e una in italiano. La prima era Sai, che questa qua, Holding You, sono due belle canzoni tutte e due, quindi io non posso dire niente, cioè, perché poi c'è, cioè, come ormai diciamo da tante trasmissioni, il pop è un genere o piace subito oppure non piace per niente. Mi sono piaciute tutte e due. Trovo che la canzone che tu canti in inglese sia più scorrevole, sia più orecchiabile. Ti trovo una vocalità per cantare in inglese, secondo me, meglio che quella in italiano. Sto parlando di due belle canzoni, mm-hmm, sia ben chiara. Però se io dovessi acquistare un disco, dice, sì, scegli fra queste, sicuramente comprerei Holding You, perché è talmente orecchiabile, è talmente bella quella canzone lì. Complimenti a te, al tuo amico, a te che hai fatto le musiche, perché questa canzone qua secondo me ti darà una gran soddisfazione. Cioè, presumo che se Raffaele ci sta ascoltando la pensa come me, stiamo parlando di due belle canzoni, però il mercato vuole orecchio. E ritengo che la voce inglese, cioè, nelle canzoni sia molto più orecchiabile che l'italiano. E poi tu hai un timbro di voce che in inglese è perfetto, cioè per il pop, parlo per il pop. Mi piace molto, mi piace molto. Poi vorrei sentire anche il parere. Se lei dovesse comprare un disco, quale comprerebbe? Non tutte e due, uno dei due. Dice. Cioè io dopo, perché dopo l'inglese non è che lo capisco molto. Quindi prenderebbe quello in italiano. Magari come orecchiabilità è meglio quella in inglese, sinceramente, però dopo non capirei neanche quello che dici. Sentendo un acquirente giovane, tu quale compreresti fra i due? A me piacciono entrambe. Sì, lo so, ma ne puoi comprare uno? No, ne compro soggetto. Vabbè, allora ti compro un cacchio, va bene. No, veramente, cioè, hai fatto proprio, sono due bei dischi, tutti e due. Poi ripeto, cioè, il mio orecchio è il mio e quindi è il mio gusto, che non è il gusto degli altri, però ti trovo molto più scorrevole in inglese. Cioè, mi è piaciuto veramente tanto. Marco, lo sai che pensavamo, cioè, ce la faremo e tutto, cioè, è rimasto un quarto d'ora, cioè, non è che poi c'è rimasto tanto. La stiamo giustando bene. Senti, cosa ti è sembrato di questa puntata? Ti sei annoiato, ti sei divertito? Pensavi in meglio, pensavi in peggio? Cioè, sincero. Allora, diciamo che, allora, intanto è una delle mie prime esperienze radiofoniche. Radio TV, perché chi ti vede in TV praticamente. Radio TV. E quindi sono molto emozionato. Beh, rispetto all'inizio, sì, certo, hai rotto il ghiaccio, esatto. Cioè, anche perché poi, ripeto, cioè, siamo fra di noi, non è che
devi stare sempre, uno cerca sempre di mettere a proprio agio gli ospiti, però ripeto, la nostra è una chiacchierata, non è che poi certo. sia niente di più, capito? Sì. Ti aspettavi di meglio, ti aspettavi di, di ma, peggio? No, alla fine diciamo che era un po' la serata che mi aspettavo di passare. Contento? Sì, contento, molto. Questo mi fa... Soprattutto una bella esperienza. No, no, ma anche per noi, veramente, cioè io non mi stancherò mai di dire che PMS, con cui noi abbiamo la collaborazione quest'anno, ci ha mandato veramente dei grandi artisti. Sono molto contento della collaborazione con PMS, con Raffaele, che ormai mi lego un'amicizia da 3 anni, però per il momento gli artisti che ci ha mandato sono tutti molto bravi, tutti molto validi. Credo che sia giusto anche così, se non, non vi avrebbe esatto. dato la chance per poter produrre qualcosa, esatto. però è stato molto bravo voi, ma anche molto bravo lui. Raffaele a vedere in voi veramente l'artista. Senti, io volevo dire, tu vieni da Cesena, no? Sì, Gambettola, che è un paesino lì vicino comunque, Cesena. Tu uscita Forlì o Cesena? Cesena Sud? Cesena. C'è un'uscita prima di Cesena, che è aperta da poco. Sì? Sì, sì, sì. Ah, non l'avevo mai vista quella. Sì. Ci sono venuto ieri, ma... una domanda, tu ti esibisci, no, ogni tanto? Sì, sì. Il tuo seguito... Da chi è composto? Ragazzi giovani, meno giovani? E dove ti esibisci generalmente? Allora, è capitato quando è stato il 13 di gennaio, l'ultima volta, l'ultima esibizione pubblica che ho fatto, è stata sempre una, insomma, un programma televisivo e radiofonico a cui ho partecipato, sono arrivato secondo, e ha partecipato anche Ruggero Ricci a questo programma. Com'è arrivato Ruggero? La sua puntata l'ha vinta. È riuscito a vincere. Tu invece sei arrivato secondo? Io sono arrivato secondo. Beh, cioè, complimenti. Quanti eravate in questa puntata? Eravamo in 5 ragazzi. No, oh, sei andato bene, sei andato. Sì, sì, sì. Sei andato veramente bene, sei andato. Sì. E... C'hai un seguito che quando ti sposti per suonare ti viene sempre dietro oppure varia? Oppure dici no, guarda, non ho seguito. Non ho seguito. Quindi praticamente dove ti esibisci sono lì le persone che già frequentano il posto, che sentono se poi piaci, piaci, se no non... Sì, diciamo che al momento non ho tantissime serate in giro. Beh, sei anche all'inizio comunque, quindi certo, c'è, sì, uno sì, si deve sì, far conoscere. Certo. Poi la Romagna c'è di artisti, ce n'ha un casino, quindi certo. sai, farsi una conoscenza ci vuole del tempo. Aprirsi un po' le strade è un po' dura. Niente, guarda, cioè, ti dico, siamo arrivati alla fine... Avevamo paura di non arrivarci. Non arrivarci. E io ti ringrazio veramente tanto di cuore, è stata veramente una lieta sorpresa. Grazie. È stata una lieta sorpresa. E ti auguro veramente tanta fortuna di riaverti di nuovo qua con noi a CU. Assolutamente. E spero che la stessa cosa valga anche per te. E vorrei strapparti una promessa, se sì. il primo CD vediamo che fai, se, posso mantenerla. Se il primo CD che fai lo vieni a presentare poi qua a CU, e mi piacerebbe tanto, sì. mi piacerebbe assolutamente, cioè, sì. Non so quando uscirà, però ricordati che quando farai il primo CD di presentarlo qua con noi, che almeno per me è veramente un gran piacere averti. Va bene. Niente, sarò presente. Siamo arrivati ai saluti e ti ringrazio, cioè, di grazie nuovo ringrazio la PMS, ringrazio Raffaele, ringrazio tua mamma di essere stata qua con noi e partiamo con la sigla.